Con l'estate alle spalle è già tempo di prepararsi ai mesi freddi, un periodo particolarmente difficile per chi è senza fissa dimora. L'amministrazione comunale inizia già a progettare un percorso per dare risposte efficaci a chi ne avrà bisogno il prossimo inverno, anche attraverso collaborazioni preziose con tutto il mondo del terzo settore. Io ho mandato una lettera di convocazione per martedì prossimo a tutte le associazioni di volontariato del terzo settore della città di Arezzo, perché si pongono due questioni. La prima è quella di fare un patto di tutti quanti per garantire un sistema di protezione sociale che sia il più ampio e il più coordinato possibile, e questo è un principio generale che dobbiamo cominciare a declinare subito su un progetto particolare, che è quello della protezione durante l'inverno per le persone che non hanno una fissa dimora e che sono residenti ad Arezzo. E quindi, un po' come lo scorso anno, anche quest'anno, partendo dalla grande prospettiva e soprattutto dalla grande contributo di Caritas, continuiamo a fare un percorso di collaborazione, garantendo noi in questo caso anche quello che abbiamo fatto lo scorso anno, cioè una protezione dei volontari attraverso dei supporti di di cui ci faremo carico. Ecco, un'altra formula vincente dello scorso anno, che sicuramente verrà ripetuta anche per questo inverno, la collaborazione con EMPA. Sì, lo scorso anno abbiamo abbozzato una collaborazione, io devo ringraziare EMPA perché di fatto ce l'hanno offerta con grande generosità, di in qualche modo poter accudire anche gli animali delle persone senza fissa dimora. Non è il massimo, e questo con EMPA ho parlato, perché il massimo sarebbe che nel medesimo luogo si potessero ospitare persone e chi ce l'ha anche i propri animali. Non siamo arrivati ancora a questa soluzione, perché parlando ora, diciamo che il minimo sindacale è riconfermare il progetto dello scorso anno.